Oggi parliamo di una mostra di oggetti in legno. Oh no, Dionì, ce ne parla l'amico. Ah, ecco, l'abbiamo già intervistato, no? Ci siamo già visti. Vai, parlaci un attimo. Stati io, l'occasione. Li lavori in America, l'hai lavorato in là? Tutti in America, sì. E poi li spediti qua? Portati con la valigia, un po' specialando spediti, e l'abbiamo messo qua. Allora, che sono? Tipo porta. Che sono? Porta qualsiasi cosa che gli fa utile per pepe, sale, qualsiasi cosa che sì. Porta. C'è una specie di tornio per farli? C'è un tornio che li tornisce, poi li pulisce, li puliscono a mano. Si sembrano tutti pezzetti di legno diverso, addirittura attaccati. Pezzetti messi assieme, perché là non abbiamo legno come ce l'hanno qua a volontà, ci sono tutti i pezzi. Quindi tu ricicli addirittura i pezzi, trovi i pezzi di legno, li attacchi assieme e poi li lavori. Allora uno è attaccati assieme, con colori diversi, come si trova meglio, insomma. Poi piano piano andiamo oltre, qua vediamo un... che è quello? Beh, quello veramente sta il signor Giancaterino. E questo è Giancaterino Gualtieri, l'ha fatto l'apparente, cioè la zia sua, fatto con l'uncinetto, con l'uncinetto a mano. E ne ha fatti tanti, anche quelli che sono esposti più di là. Sì. Ecco, poi passiamo a questi altri oggetti di legno, questi li hai fatti tu? Sì, questo ho fatto io, ho cominciato dalla posata, cioè dalla pallettina che si usa per le cose che non attaccano. Sì. Questi sono che legno è questo? Tutto olivo, questo è tutto olivo. Questa quindi addirittura tu hai fatto le pallettine proprio per la cucina, poi se queste cucchiai per la cucina, addirittura. Coltelli, tagliacarte, sì. Guardate che è uscito fuori di questo qui, è uscito fuori la testina di un pappagallo, involontariamente è uscito. Ma questo non mi sono saputo spiegare come è avvenuto questo fenomeno, perché mia moglie mi disse di andare in campagna per vedere se c'era la legna, ma sono andato a vedere, ci stava l'edera e questo tronchetto così, che stava per entrare dentro qua. L'ho aiutato con un temperino, poi con un altro coltello, a un certo punto da qui sotto è entrato ed è uscito qua, è andato qua ed è uscito qua, è andato qua ed è uscito dall'altra parte. Ancora non trovo qualcuno che mi sappia dare una spiegazione plausibile di questo fatto, che non ci riesco a capire come è avvenuto. Sì. Quindi l'edera che praticamente si è infilata dentro il legno, sì. Probabilmente erano due pezzi, forse due rami, no? Vedi? Due rami, lei era fra i due rami che poi si sono uniti in uno solo. L'ho aiutato io però, gli ho aiutato a fare i buchi ed è entrato dentro. Poi questo... Hai fatto i buchi? Come hai aiutato? Un po' di guida, sì, all'edera. Ah, hai fatto il buco e hai aiutato la pianta addirittura a fare questo. Queste sono le scalette che ci ho scritto porta fortuna e così dicono, speriamo che sia vero. E questo qui è per spremere le melanzane che vengono lessate con acqua e aceto e poi mia moglie mi diceva di mettere due superfici piane, quella mattina l'abbiamo trovato per terra, allora devo scuscitare questo sistema. Metti la melanzana dove? Sotto, no? Qua in mezzo, giusto? Poi no, tu? No. Tira fuori tutto, questo lo mando in giro per la mostra dell'artigianato abruzzese, ma hanno fatto uno molto più grosso e quindi ci va dando peso. Poi questi sono i segni zodiacali, li ho rivestiti... E ci mette la sera, so che sto sempre la donna, perché per noi... C'è uno stile completamente diverso da tuo fratello, ci sembra, o no? Sì, lui... perché lui vive in una terra, io in un'altra, lui non trova assolutamente il legno... Questo è il maggiociondolo, e la gente è rimasta a bocca aperta, io pure, che non ci credevo... Questa è la damigianetta, la famosa damigianetta che si usa dove ci si... E perché non trova in America questo legno. Questo è il maggiociondolo, quello che fa i fiori gialli, che è un legno molto duro, durissimo. Però quando ci si fa qualche cosa di bello. Vale? Questo che è? Questo qui è la serratura, pure in ulivo, le funzioni di questa serratura sono queste. Questa va nella porta fissa, questo rimane aperto e poi a un certo punto rientra dentro questa sede. Sì. Ecco qua. Ecco che chiudi. Ecco subito. Leviamo, togliamo questa perché sennò ci dà fastidio. Questa ora è chiusa. Ecco qua. Ah, questa è la chiave. Questa è la chiave. Non esce più. Il movimento che fa è questo qua. Ma queste erano serrature che esistevano prima. Ce l'hanno portato i benedettini. Ah.
Facci vedere come funziona, guarda. Il funzionamento è questo qua. Sì. Poi si abbassa la chiave, lascia libera, lascia libera questa e questa rimane finita. E per aprire fa lo stesso lavoro. Eccolo qua, se lei la spinge, ritorna indietro. Si libera da quella serratura, da quell'altro angolo. Tu hai usato questo accorgimento proprio per far vedere il funzionamento. Sì, ce l'ho messo apposta. E non trovo, questi qui. Allora, la signora Beatrice Colella invece, se passa di qua, passiamo oltre, venga qua signora. Ci fa vedere invece i suoi oggetti, prego. Sono oggetti di ceramica, la ceramica è conosciuta da tutti, quindi io lavoro la ceramica in quasi tutte le tecniche, dalla ceramica rustica, dalla creta, proprio lavorata con le mani, fino al terzo fuoco. E qua è esposto tutti i vari sistemi. Questo che è un porta... Questo è un porta oggetti, oppure una chiamiamola una sculturina rustica, fatta con le mani. Proprio. Tutto a mano, proprio, si vede proprio le dita, si vede che è stata... Sì. Poi ci sono questi simpatici, questi portabottiglia. Attorno, sì, portabottiglia. Disegnati in un modo un po' particolare, personale, perché sono un po' lavori che io faccio per hobby e quindi mi sfizio un po'. Quello là, il paesaggio invece? Il paesaggio fatto su stampo e dipinto a mano. Sì. Tutti con colori un po' che ho io, sì, con colori un po' personali perché mi vengono da fuori, quindi li ordino, quindi sono un po' particolari, adatti proprio per determinati oggetti. Senti, questi oggetti con le aquile che sono quelli? Questi sono delle brocche per la birra, sono dei boccali. Boccali? Sì. Ecco, portiamoci... La signora Colella mi sembra c'è altri oggetti qua, li facciamo, prego. Sono sculture che riprendono un po' l'arte maya oppure sculture normali lavorati con la creta a mano. Allora, ci sembrano tutti oggetti di buona fattura particolare che comunque ecco, denotano uno stile tuo personale che poi è importante, no? Che un artista abbia un suo stile nel realizzare... Gli oggetti. Ceramica, perché è un materiale caldo, malleabile, quindi si lavora benissimo e quindi uno dà sfogo tutta la fantasia. Questi alle pareti pure su? Sì, sono dei bassorilievi con dei disegni particolari già fatti prima. Sono delle mattonelle che si possono mettere sia a muro dal muratore direttamente oppure incorniciati. Complimenti alla signora Beatrice, veramente. Ecco, allora, sì, giriamo di qua e poi ci fai conoscere pure allora l'amico Dionisio qua, ci presenta pure. Volevo presentare il professor Gualtieri, Gian Gaderino, che è ricercatore universitario nella facoltà di medicina all'Aquila ed è un grosso, io chiamo appassionato, ma bravissimo intenditore della preistoria di San Benedetto, quindi lascio la parola a lui. Buonasera. Diciamo, su questo tavolo voi vedete ricostruita alcune tracce della preistoria di San Benedetto in Berillis. Il materiale litico che è qui riportato è stato trovato nel territorio di San Benedetto in Berillis in varie stazioni di superficie. E conviene guardare da lì perché... Iniziamo da lì, sì, cioè, così iniziamo il discorso e si capisce. Quindi lei ha fatto una ricerca per cui... Una ricerca che io faccio dopo le arature. E nei luoghi dove si trovano selci. Ma questi sono selci che avete lavorato voi? Questo è tutto materiale lavorato dall'uomo preistorico. Quindi? E, diciamo, nei vari pannelli si può notare quali fossero le funzioni degli utensili di selce nel paleolitico, nel neolitico. Forse se veniamo alle pietre lo capiamo meglio. Per esempio una pietra come questa. Questa è un'ascia a mano o amigdala. È un utensile praticamente tuttofare, uno dei primi utensili utilizzati dall'uomo preistorico che poteva servire nelle forme più grezze per rompere, per tagliare, per scavare, mentre nelle forme più raffinate, come questa, probabilmente serviva per scuoiare, ecco, utilizzandola così riusciva a tagliare. Altri utensili che si vedono in questa prima parte sono utensili, diciamo, rozzi, perché più antichi. Si parte dai nuclei, ecco,
Questi sono nuclei che io ho lasciato per far vedere come, sì, da questo nucleo, per scheggiatura, si possa arrivare a produrre un'amigdala, che, ripeto, è il primo oggetto in serie che l'uomo preistorico ha costruito e ha utilizzato per le funzioni fondamentali della sopravvivenza, perché sono molte le funzioni fondamentali, tipo rompere, schiacciare per esempio le ossa per estrarne il midollo. Sì, si vede, ecco, per esempio, come si parte da un nucleo per scheggiatura, togliendo successivamente delle schegge, si viene a formare un filo tagliente che può essere utilizzato. Questo probabilmente non gli è piaciuto molto, questo nodulo, e poi l'hanno abbandonato prima di finire l'utenza. Il fatto che invece sono così pulite, l'avete lavate? No. Questo è proprio, come è possibile? Diciamo, la patina, è la patina che la selce ha, naturalmente. Ci sono dei noduli addirittura di agata, questa è un'agata zonata, un noduletto, cioè una pietra dura, e anche come pietra ornamentale veniva utilizzata. Diciamo che il calcedonio è sempre una selce, quindi questa è una varietà semidura che viene utilizzata. Questi sono percussori con i quali probabilmente loro staccavano selce, ecco, tenendo in mano un oggetto, un'altra pietra, e partendo da un nucleo, un colpo bentato lascia un filo tagliente perché salta la scheggia, e allora pazientemente e sapientemente soprattutto i colpi staccano delle schegge in modo da avere il filo, il filo tagliente. Quindi, ecco, un'altra funzione fondamentale per la sopravvivenza era quello di poter utilizzare le pelli per coprirsi, soprattutto nelle regioni fuori dell'Africa, dove l'uomo praticamente è nato. E allora bisognava rimuovere il grasso dalle pelli per evitare che imputridissero. A questa funzione sono delegati i raschiatoi, che si chiamano così perché si presume servissero per rimuovere il grasso dalle pelli. In realtà forse avevano anche qualche altra funzione. Oggi è possibile al microscopio, guardando le tracce di usura, capire qual è stata la funzione dell'utensile, però insomma, rimane sempre un margine di dubbio abbastanza. Ecco, questo sì, è tutto dentellato, sono i ritocchi, e questo veniva utilizzato così, facendo conto che questo sia la pelle, veniva utilizzato, era una specie di raschietto con il quale il grasso veniva eliminato. Nei punti più difficili l'operazione veniva fatta probabilmente con utensili più piccoli, che vengono chiamati non più raschiatoi ma grattini o grattatoi, visto che sono più piccoli. Un'altra funzione fondamentale era quella di tagliare carne, scuoiare, e a questa funzione erano deputate le lame, che sono abbastanza taglienti ancora oggi. Se ne trovano di forme, questa poteva essere anche una freccia forse, in ultima analisi. Questi sono esempi di coltelli a dorso, cioè di lame, sì. Queste sono lame alle quali veniva lasciata una parte di cortice in modo da aver facilità di utilizzo, sì, quindi venivano utilizzate così senza tagliarsi le dita, e si chiamano infatti coltelli a dorso per il dorso che viene lasciato. Quindi, questa è tutta la categoria delle lame. Questi invece sono utensili probabilmente per lavorare il legno soprattutto, anche l'osso, ma forse il legno principalmente, e si riconoscono da questa tacca che hanno. Questa tacca serviva quasi sicuramente a pulire le aste per farci frecce, lance o via di seguito. Sono quasi tutti questi utensili, o sono seghettati, come questo, si vede, sono dentellati o denticolati, e sono dei seghetti primordiali, ecco, la prima forma di sega per lavorare il legno. Tutti questi che presentano una dentellatura piuttosto accentuata.
Altra funzione fondamentale era quella di forare o svasare, e a questo erano deputati perforatori, tipo questo, che è molto bello, o questi, questo che è uno svasatore. Una volta fatto il foro veniva poi allargato con questo utensile, diciamo a freccia, che ruotando nel foro poteva allargarlo, questo, questo, insomma, ce ne sono di infinite forme, perché gli utensili se li costruivano, certo. Diciamo, secondo il bisogno. Questi sono invece utensili a punta, che probabilmente venivano innestati su un'asta e potevano servire o come punta di freccia o come punta di lancia. Questi sono dei tentativi di ricostruzione di frecce, mentre questi sono tentativi di ricostruzione di lance. Per bloccare la pietra, loro usavano tendini di animali, e poi il fissaggio veniva completato con resina di betulla o resina di pino. Io, non avendo resina di betulla o di pino, ho utilizzato del silicone nero, ma l'importante è vedere come diciamo, la pietra è ben salda sull'asta, e quindi a tutt'oggi questo è, diciamo, questa è un'arma anche pericolosina. Qui ci sono anche delle frecce molto più recenti, che sono, sì, queste sono frecce che hanno 4.000 anni, non più di 4.000 anni, mentre già questa, che è, ecco, questa si vede più rozza, ha qualche migliaio di anni in più. Queste sono le più vicine alla, diciamo, alla tipologia di frecce che noi siamo abituati a vedere, ma questa per esempio è una freccia, potrebbe essere un raschiatoio, ma anche una freccia invece dell'uomo di Neanderthal, ed è notevolmente più rozza, come si può ben vedere. Qui invece sono riportate le lame di falcetto che nel periodo del Neolitico l'uomo utilizzava per tagliare erba e soprattutto per tagliare le prime forme coltivate di grano. Sono lame sottili a sezione trapezoidale, sì, o triangolare, che non venivano utilizzate manualmente, ma venivano innestate su un ramo preparato all'uopo, e in questa forma più lineare o in questa forma più curva, e quindi sono falcetti. Questo è un primo esempio, una ricostruzione di un falcetto neolitico per mietere il grano. Queste pietre hanno una lucentezza caratteristica che deriva dal fatto che la silice contenuta negli steli di grano praticamente dà loro questa patina, che si chiama esattamente patina da grano o lucentezza da grano. Qui sono immanicate alcune asce. Questa è un'ascia scheggiata, e io penso che potesse essere immanicata così. Questi sono tentativi, non è che fossero per forza di cose immanicate così. Io ho provato a capire come potevano immanicarle. Questa invece è un'ascia levigata in calcare, la parte originale è questa più scura, questa è rifatta, si chiama anche ascia a ferro da stiro per la forma che c'ha. Poteva essere un'arma, ma serviva anche per tagliare alberi, sì, schiacciare, infatti è un'ascia martello anche. Questi invece, questo è un tentativo di ricostruzione di un trapano ad archetto, con il quale si poteva o accendere il fuoco, e qui ci siamo divertiti con i bambini del paese nelle serate passate a provare ad accendere il fuoco, e si vede la bruciatura, oppure si poteva essere su questo trapano ad archetto poteva essere innestato uno svasatore o un punteruolo, o addirittura diciamo un osso tubolare per fare i fori sulla pietra, come questi che vedete, per immanicare l'ascia. Non avendo trovato un osso tubolare, io ho utilizzato un pezzo di legno con un pezzo di ferro,
ma con questo pezzo di ferro, ecco, i ragazzini si sono divertiti a forare una pietra, come si vede. Sì, hanno provato anche a accendere il fuoco, è un po' più difficile accendere il fuoco, ma ecco, cioè è necessario il tallone, questo tallone io l'ho dovuto rifare, adesso sarà difficile farlo girare, perché, ecco, questo è il funzionamento del trapano ad archetto. Esisteva anche il trapano a pompa, di cui stiamo tentando la ricostruzione, ci sta dando qualche problema. Allora, abbiamo fatto un bellissimo excursus, Dionì, con il Gualtieri è veramente una persona molto preparata su quella preistoria di San Benedetto, quindi è giusto che abbia dato tutte queste spiegazioni, che solo lui, che lui è la persona più adatta a poter fare questo. Allora, questa passione come nasce? Ma nasce per il semplice fatto che quando uno va a lavorare in campagna trova questi oggetti, una volta che la passione è diventata grande, poi questi oggetti vengono... Ci riserviamo magari di venirvi a ritrovare se ci avete oggetti nuovi, diversi da mostrare. Questo invece che è? Tombolo? Questo è un artigianato femminile, per la maggior parte della signorina Rosa Gualtieri, che ha 86 anni, no? E lavora ancora questo pizzo che voi vedete. Questi oggetti in legno sono oggetti di mia proprietà, in quanto sono stati costruiti da mio padre. Io ho messo qui solo praticamente le pipe, altri oggetti non li ho messi in mostra. Realizzati tutti da suo padre? Da mio padre, praticamente col coltello e con la raspa, perché lui non aveva strumenti più sofisticati. C'è un po' questa tradizione del legno qui a San Benedetto? San Benedetto c'è questa tradizione del legno, molte persone sanno lavorare benissimo in legno, molti sono veramente a livello di artisti. Quello che è un lampadario addirittura in legno? Questo è un lampadario in legno con la catena tutta d'un pezzo. Le maglie della catena sono tutte di un pezzo e queste sono tipologie di pipe. Le maglie della catena non sono spezzate, quelle sono tutte unite, quindi erano dei rami che poi venivano... Un quadrello di legno che viene lavorato in maniera particolare, molto scomodo è la lavorazione, da cui esce poi la catena. E qui la serratura l'avete già visto, questa è la serratura di San Benedetto in dimensione normale, utilizzata come dimostrazione. Poi ci dovrebbe essere un altro edificio qua con altri oggetti? Sì, ci sono altri edifici con il telaio ricostruito, funzionante, che possiamo andare a vedere se... Ecco, non trascuriamo nemmeno gli oggetti realizzati da Umberto Cococcetta, che Dionisio conosce, un appassionato. Sì, è un appassionato anche Umberto di lavori in legno. Ha frequentato l'Accademia di Belle Arti all'Aquila e si accinge per la prima volta a fare questa esposizione di lavori, più che altro in orologio. Infatti notiamo, chiedo scusa, come il titolo, il tempo che scorre, ahimè come corre, può essere più gaio se l'occhio si posa su belle cose. Quindi un Beh, po'... A tema, certo. Sì, allora vediamo rapidamente, Dionì. Allora, lui realizza degli orologi tipo... cucù proprio, qui non c'è il cucù, però sono particolari, no? Che denotano proprio uno stile particolare. Ecco, li vediamo rapidamente, poi qui ci sono pure due quadri, qui abbiamo un altro orologio, c'è questa associazione di figure geometriche particolari, qui c'è un altro, ecco, e quindi abbiamo visto pure... Però magari con Cococcetta qui ci riserviamo di parlarne personalmente con lui alla prossima... Sicuramente nella prossima edizione di parlare direttamente con gli artisti, perché attualmente non ci è stato possibile, anche se Giuseppe, come sempre, è sempre un nostro grosso collaboratore, quindi lo ringraziamo per la venuta qui a San Benedetto. Allora, volevo presentare adesso l'amico Settimio Saturni, che di San Benedetto in Perillis, e in occasione di questa festa di mezz'estate ha avuto la grossa possibilità di presentare questa collezione privata di arte e mestieri che raccontano il tempo.
Quindi lascio la parola a Settimio, che spiegherà lui sicuramente tutte le sue attrezzature che ha. Senti, questi sono oggetti che ha raccolto nel tempo, perché tantissime cose proprio. Sì, veramente questa è quasi una vita che io faccio questo tipo di raccolta. Sono circa 40 anni che ho cominciato a raccogliere così per passione. Qua si passa queste sono le trivelle, le trovelle, sì, come si chiama? Sono tutte attrezzature, diciamo, della falegnameria, che prima la falegnameria era un po' rudimentale. Per gli aratri, per queste cose qui. Poi abbiamo un po' di cocciame, diciamo, che le famiglie rurali usavano, poi bottiglie di una certa epoca, poi si passa ai ferri da stiro, quello lo stesso, molto vecchi, e teniamo, ecco. Ecco, vediamo pure questi oggetti, questo è un calesse. Questo è un calesse che avrà un 120-130 anni, della zona di Torno in Parte, di un signore nobile, che poi io ho ristrutturato un certo casato di nobiluomo di Onofri, Vincenzo Onofri, sì. Questo è un mantice da fucina gigantesca. Che serviva, sì, gigantesca, serviva un mantice enorme, guardate, per alimentare le forge, che c'erano 4-5 battitori di ferro, e allora questo serviva per poter... Sì, questa è una passione che hai da tempo, sì, cioè che hai da giovane, da ragazzino. Perché ovviamente ci vuole una vita per raccogliere tutti questi oggetti. Questo per esempio dove l'hai conservato? Mania, questo si conserva in un garage, sempre lubrificato ogni anno. Sì. E anche queste cose si conservano in garage. Tutte queste cose qui. Poi passiamo qui, per esempio, abbiamo pure le... cose saranno cose un po' vecchie, dimenticate, ma a me danno molto calore, perché mi ricordano, mi fanno immaginare, ecco, tutto quello che hanno potuto fare i nostri che ci hanno preceduto. Ecco, abbiamo delle posate pure molto simpatiche, sono ottone. C'è anche argento firmato, questo parte da casati, insomma, casati nobili usavano l'argento, invece il povero uomo si deve accontentare con delle posate, purtroppo, di ferro, che facevano anche ruggine. Insomma, chi poteva arrangiarsi, ecco, così andava avanti la cosa. Certo. Poi abbiamo anche i chiodi forgiati, per esempio, non so se poi quelli sono tutti battuti a mano con la... Scusami, rapidamente, così facciamo, sì, tutto un passaggio. Lì abbiamo ferri di... sono tutti gli attrezzi, per esempio ferri di cavallo, di asino, le schiappe così chiamate, delle mucche per ferrarle. Poi lì ci sono i giochi, le zappe di vario tipo secondo la zona, e questi erano tutti i paletti di sicurezza dietro i portoni delle porte, sedi, portoni, poi pale, picchi, rongole di tutte le misure, mancine o destre, ci sono le asce, ci sono tutti gli attrezzi che ho potuto reperire in questo periodo di tempo, ecco, i giochi, poi le forbici, che si chiamano forbici per poter tosare la lana alle pecore, sì. Invece questi oggetti scolpiti in legno li hai fatti tu? Li ho fatti io, questo, diciamo che è un'arte creativa, così, tutta una radice che è uscita fuori questa natività. Questo è un Cristo scolpito da me. Sì. Poi qui ci sono degli oggetti che servivano per scardare, diciamo, la canapa, la lavorazione della canapa, che io custodisco gelosamente, una matassa che si trova lì all'angolo. Sì, ecco, possiamo, vogliamo vedere qua magari, sì. Te la faccio vedere fra un istante. Ecco, stiamo un po' stretti. Sì, come? Prego. Certo, adesso ecco, inquadrando. Certo, alla fine lo facciamo, sì. Allora, qua che abbiamo invece? Scarponi. Scarponi del... Chiodati. Questi sono chiodati, questi sono dei tedeschi. Ecco, faccio notare la differenza fra uno scarpone tedesco e uno scarpone di un povero uomo che lavorava la campagna. C'è una grande differenza, no? Il tedesco veniva qui e ci impressionava con questo tacco quando batteva. Poi qui abbiamo un altro tipo di cultura, la cultura, diciamo, del pastore. Queste sono le mandrie che si stendevano lungo per poter reggere le greggi. Certo. E qui abbiamo tutta una cosa per i camini, ecco, il soffietto, la paletta e tutte queste altre cose. Qui abbiamo un'altra piccola, dei giradischi a corda. Nel radio di una certa degli anni 60, questo funzionante. Poi abbiamo delle serrature, ecco, anche qua abbiamo delle piccole sculture in pietra che ho cercato di... Questi invece sono oggetti di uso quotidiano. Rame. Poi questo è tutto un lampadine ceramica che si usava una volta perché è di materiale isolante. Qui abbiamo una bicicletta del 1905 con ruote piene, con ammortizzatori anche. È pieghevole. L'elmetto, quello è da safari, ce l'ho abbinato giusto così. Queste cose un po' potrebbero essere simpatiche. Qui siamo già passati, carrugole, cose, bottiglie.
macchine da cucire, questa è la più vecchia macchina da cucire che è stata in commercio, che è adoperata dall'uomo. Eccola, senza cuscinetti, tutte scanalature per poter cucire. E poi si va a queste altre macchine più moderne. Poi qua che avessi chiodi, addirittura chiodi. I chiodi questi si mettono sotto le scarpe, per paura che si consumassero le scarpe ci si mettevano anche questi. Dobbiamo correre perché la televisione purtroppo... Certo. Coltelli. No, ma poi con calma. Magari. Addirittura c'è anche la polvere, quando hanno fatto la ferrovia Roma, la Sulmona L'Aquila, che hanno sparato le mine. Sì, che hanno sparato le mine. E qui tutta una serie di cose. Qui le bilance, questa è una bilancia ad alta precisione e si va a quest'altra. Allora ci riserviamo pure con l'amico Saturni. Sì, questa è una macchina per stritolare il Gran Turco. Ecco, si gira questa manovella e si stritura il Gran Turco. E infine io regalo il chiodo della fortuna, ecco, che mi fa molto piacere dargli uno a testa, perché sperando che porti veramente fortuna. Ecco, questo così l'ho intitolato. Eccolo. Allora, l'amico Saturni qua ci ha dato pure i chiodi della fortuna. Ringrazio. Allora facciamo una cosa. Poi magari con calma questi oggetti li rivisitiamo a settori, con calma, in modo che hai il tempo. No, qui, magari ce li porti. Abbiamo concluso e ci vediamo alla prossima pure con l'amico Saturno. Ringrazio la Commissione che mi ha dato questa possibilità, ringrazio TV1 che mi ha dato ancora questa possibilità.
Thank you.